Boker Tov, Boker Or a tutte. Allora, ricordo che questa lezione e questo mese le lezioni Ben Eder sono dedicate a Malka Bat David, la madre dei nostri Kohanim, dunque mamma di tre Kohanim più una figlia, Bat Kohen, Rebecca, Rivka, Shtibria, Veshlema, che i suoi figli e sua figlia possono avere lunga vita. Riut, Parnassari, Hutiamim, Koltuf Sera, Battovani, Rivanigra, famiglia carissima, famiglia Aziz, nipote, anche i nipoti Shubrim Beshlemim che conosco bene, che nutro grande affetto anche per loro, e le Refua Shlema, Kol Chole Amcha Yisrael, Ben Eliezer, Ben Simcha, Achim Ben Dorotea e Shneur Zalman Ben Zara. Mitoch kol cholam chai Israel, amen ken yeratzo. Detto ciò, ricordo che oggi è una data molto importante per me. Ieri era Moshe Rabbeinu, spero tutte, io comunque ho acceso il lume, il lume Shemat Moshe Rabbeinu, Zchuto Yagen Aleinu, la Torah che studiamo tutti i giorni, chiamata Torah Moshe, non a caso. Dunque, grazie infinite a Moshe Rabbeinu per tutto e per sempre. E Hashem in primis per averci dato questi grandi tzaddikim, queste grandi guide. Grandi non è la parola perché non ci sono termini per definire queste figure che sono i pilastri proprio della Torah e del mondo, non solo del popolo ebraico. E, detto ciò, come dicevo, oggi è un giorno molto importante per me perché in data ebraica compio 15 anni, li porto male, mi direte, i miei 15 anni, 15 anni dal giorno in cui Hashem mi ha ridato la vita, letteralmente, e come mi ha appena scritto adesso Graziella, dobbiamo solo benedire Hashem, giustamente, Baruch Hashem, Tov Leodot Hashem, e dunque Baruch Hashem ogni giorno, o come mi ha scritto una mia amica, May Hashem bless you, Sara, always to see open and revealed good. Amen, amen, che possa sempre vedere io e tutti i miei cari. Il Tov HaNireh VaNigra, il bene rivelato, come vi ho spiegato più volte. E dunque, come dicevo, questo è un giorno veramente particolare. Mostro anche la foto del mio fatidico incidente. E dove veramente, come si dice quando si dice miracoli, veramente a dir poco, ecco qua lo scontro tra l'auto e l'autobus. Io sono seduta proprio al primo posto qua, dunque Ishtabach Shmona Ad per avermi ridato la vita e aver dato la possibilità di portare un'altra grande neshama in questo mondo che è mio figlio Menachem Mendel, che adoro e che Hashem possa darmi tanto nacha da lui e dagli altri. Dunque, un giorno molto importante, molto forte per me dunque, ringrazio Hashem non solo per avermi dato la vita e aver avuto l'occasione di portare altra vita al mondo, visto che, come sapete, tutta la gravidanza del mio terzo bimbo era in sedia a rotelle, Baruch Hashem, ma soprattutto avermi dato l'occasione, la fortuna, il dono e il privilegio di studiare ancora anni la sua meravigliosa Torah e di trasmettere a voi e a altri Baruch Hashem parte di quello che diciamo Hashem mi ha dato la possibilità di studiare e di approfondire. E come vi stavo spiegando prima della registrazione, è una grande mitzvah quando uno ha diciamo la fortuna appunto di vivere un miracolo. E come in questo caso, di raccontare, cioè c'è il nian di raccontare i miracoli di Hashem, e anche se, appunto, come dicevo, ogni giorno nella tfilah, più volte, ma più precisamente nel modim anachnu lachnu, ti ringraziamo, no? C'è il modé ani, la prima parola, ma c'è il modim anche nella midah, Al Hayeno Misurim Be'edecha, sulla nostra vita che è nelle tue mani, Val Nishmutenu Hapkudot Lach, Ve Al Nisecha Shebechol Yom Imanu. E grazie ai tuoi miracoli che sono con noi ogni giorno.
ועל נפלאותיך וטובותיך, על תוי מרביליה, על תוי בונטה, בכל עת, אוניסטנטה, ערב ובוקר וצהריים, סירה, מתינה ופומריג'ו. כאילו, הטוב, כאילו, חנו רחמך, כאילו, תמו חסדך, כאילו, עולם כיווינו לך. דונקה, è vero, giusto raccontare, come dicevamo, questi miracoli così palesi, ma anche essere, cioè realizzare il fatto che ogni minuto, ogni istante, mattina, pomeriggio, sera, il fatto che siamo in vita e che non abbiamo, Dio non voglia, le migliaia di malattie gravi che ci sono nel mondo e che abbiamo un tetto sulla testa, che abbiamo chi più chi meno di che cibarci, e quel minimo che ognuno ha, e anche chi ha meno di questo, ma ogni cosa che abbiamo, chi si è sposato Baruch Hashem, chi ha avuto figli Baruch Hashem, chi ha la Parnassà Baruch Hashem, chi ha ognuno nel suo, quello che Hashem gli ha dato nella vita, apprezzarlo al massimo, e come dice appunto la Yom Yom, nel tutto quello che concerne la materialità, guardare sempre chi ha meno di noi, invece in tutto quello che concerne la spiritualità, invece guardare chi ha più di noi e aspirare e emulare chi ha appunto di più. E detto ciò, dunque in questo giorno così importante per me, ringrazio anche pubblicamente tutte le persone che allora mi hanno sostenuta, mi hanno aiutata fisicamente, moralmente, economicamente, sono venute a trovarmi, mi hanno aiutato in tutti i modi possibili, e che Hashem renda a ognuno e a ognuna, di cui Ravar Biberg, Rabbino Capo di Milano, con la moglie più volte, Rav Colombo più volte, dunque tu, ai Rabbanim, alle amiche, ai conoscenti, a persone che non conoscevo e che sono venute a trovarmi e che le ho conosciute proprio in quella occasione. E che Hashem, per dire la grandezza del popolo ebraico, infatti a un certo punto mi hanno chiesto se sono una personalità, perché non erano abituati, no, negli ospedali, di vedere le file dietro alla porta, no, le decine di persone che venivano a trovarmi, in quanto ovviamente anche figlia di Rav Haddad, certo, ci mancherebbe, e pensavano fossi una persona, diciamo, famosa o che... E ho detto no, e allora spiegavo che nel popolo ebraico c'è questa enorme mitzvah di venire a trovare i malati, e dunque ogni occasione veramente è Kiddush Hashem. Detto ciò, l'ischut sarà di Navat Rachel, oggi in particolare, Hayom Yom, 8 Adar, 1783, 1 marzo 2023. Allora, oggi abbiamo l'Alter Rebbe che... dunque, Rebbe ci racconta di questo aneddoto importantissimo, dove l'Alter Rebbe un giovane chiamò una volta un giovane allievo del Magid. Sapete che l'Alter Rebbe era a sua volta l'allievo studente del Magid di Maestrich, e gli disse, usando diciamo la sua consueta cantilena, come dicono, io ho la mitzvah di... allora noi lo diciamo ogni giorno appunto nello Shema Israel, abbiamo tra le mitzvot importanti che abbiamo oggi rivediamo un po' la tfilah e dunque abbiamo la mitzvah di insegnare Vishinantam Levanecha, poi Rashi dice anche se riferisce anche agli alunni, però letteralmente è Namikra Yotzem Lepshuto, dunque c'è questo concetto che di questa mitzvah di insegnare Torah ai propri figli, dunque l'obbligo di portare avanti, no, l'insegnamento della Torah alle generazioni future e ai propri figli, e proprio con la massima responsabilità. Allora l'Alter Rebbe dunque chiama questo giovane allievo del Magid e gli dice: io in quanto padre ho la mitzvah di insegnare ai miei figli Torah, tu dal canto tuo hai la mitzvah, visto che era sposato con figli, di mantenere e provvedere alla tua famiglia. Dunque facciamo un cambio, io ti darò quel che ti serve per compiere la tua mitzvah, cioè mantenere e provvedere la tua famiglia economicamente, e tu insegnerai mio figlio, figlio che, non dimentichiamo, un giorno sarà il suo successore, e dunque parliamo della Gmura in Zayi. A quel punto però, attenzione, la Gmura Zaken spiega a questo
studente del McGill Mesrich, che era appunto insegnante, come insegnare al figlio. Dunque, io ti pago e così tu mantieni la tua famiglia, fai dunque attui il tuo compito e io e tu d'accanto tuo insegni a mio figlio. Ma attenzione, ti devo indicare come. Allora, la prima cosa da insegnare sono le lettere, dunque l'alfabeto ovviamente è la base. Allora, e partendo appunto dall'Aleph, la Murasaki spiega cos'è un Aleph. Allora, un punto in alto, giusto, un punto in basso e una linea che li ricongiunge in mezzo. Questa è l'Aleph. Allora, il bambino, quando comincia a studiare l'alfabeto, deve sapere che l'Aleph della Torah è un Yud in alto, un aiuto in basso e una linea che le unisce, dunque, e come vediamo la lettera Yud, che è fondamentale, no? Che è un punto, no? Come un aiuto. E allora dice, allora abbiamo detto alto e basso, l'aiuto in alto, l'aiuto in basso. L'aiuto in alto si riferisce a Shem nella sua essenza, poi l'aiuto in basso invece si riferisce all'essenza dell'anima di ogni ebreo, quel famoso Nitzotz Elohim. E l'anima, dunque questa linea che li ricongiunge, è l'anima che si connette con Hashem tramite appunto la Emunah, tramite la fede. E poi c'è anche un'altra versione che dice che la Yud in alto è l'anima, la Yud in basso è il corpo e la linea di congiungimento è la Yirat Hashem, il timore di Hashem. Saluto anche la mia carissima amica Esther da Trieste, René da Pisa, Chaya Mushka da Vercelli, Francesca da Milano, Rivka da Catania, Rachel che salutiamo anche se fisicamente non è con noi perché è già al lavoro stamattina, ma è con noi come sempre, sapete. E dunque, buonissima giornata a tutte noi e ci inoltriamo nel Humash. Ok. Allora, siamo a Shmot, Parashat Tetzaveh, pagina 359, capitolo 29, passo 1, Haftet, Yud. No, Aleph, parlando della Yud sopra Yud, mi è venuto Yud invece di Aleph, invece proprio Aleph, appunto, Aleph che ha i due Yud. Allora, oggi ripartiamo appunto dall'Aleph. Allora, oggi abbiamo la consacrazione dei Kohanim. Allora, cosa ci dice, cosa ci spiega qua? Che questo è ciò che dovrei fare per loro, non per i coni, per consacrarli al mio sacerdozio, dice Hashem. Prendi un giovane toro, due montoni senza imperfezioni, 10 pagnotte di ciascuno dei seguenti tipi, 10 pagnotte di pane azzimo, di focacce azzime impastate con olio, gallette senza lievito, unte d'olio dopo la cottura, e le farai tutte con fior di farina di grano. Nel giorno inaugurale dei Mishkan le metterai in un cesto, le porterai nel cesto assieme al giovane toro e i due montoni nel cortile dei Mishkan, farai avvicinare Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno, li immergerai interamente, come sottolinea Rashi, nell'acqua del Mikve, dunque faranno questa immersione di Tahara. Prenderai gli indumenti di cui abbiamo parlato ieri, vi ricordate, 4 per Cohen semplice, 8 per il Cohen Gadol, farai indossare ad Aaron la tunica, il manto, l'efod e il pettorale. Lo ornerai avvolgendolo con la fascia dell'efod. Poi su Aaron a Cohen metterai sul capo il turbante, sul turbante collocherai il nastro superiore della lamina frontale, quella d'oro, no? Kodesh Lashem, che è come una sacra corona. Poi prenderai l'olio dell'unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai applicandolo col dito. Vediamolo sul testo. Vezeh adavar asher tase lahem lekadesh otam lechayin lekach par echad ben kar ve'elim shnayim tmimim ve'lechem matzot וחלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משופים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם. ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים.
Aaron ובניו תקריב אל פתח אוהל כהן, ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים, והלבשת את אהרון, את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, ועפת לו בחשב האפוד. Adesso, dunque, qui abbiamo parlato fino adesso della. Un attimo, vado avanti. Vesanta a Mitznefet all'Orosho, venatata et Nezer a Kodesh alla Mitznefet, ve la carta et Shemen a Mishkave, a Zakta Rosho, ma Shakta a Mitznefet. No, Mitznefet, il. Ok. Nastro, sì, no, perché ho parlato del Zitz. Ok. Consacrazione adesso del Mishkav. A questo punto farai avvicinare i suoi figli. Dunque abbiamo visto come consacrare Aaron, adesso passiamo ai figli. Dunque i figli di Aaron li fai avvicinare, li vesterai con le tuniche, che sono quattro, li cingerai, dunque Aaron e i suoi figli, con la fascia, avvolgerai loro sulla testa del copricapo e da quel momento il sacerdozio diventerà per loro uno statuto perpetuo. Con questi atti avrai affidato l'incarico sacerdotale nelle mani di Aaron e dei suoi figli. Condurrai il toro di fronte alla tenda del convegno e Aaron e i suoi figli imporranno le loro mani sulla testa del toro. Quindi macellerai il toro dinanzi ad Hashem nel cortile di fronte alla tenda del convegno, prenderai parte del sangue del toro e con il tuo dito, come anche per l'unzione, giusto? Anche qui, col tuo dito, lo pluccherai sulle sporgenze dell'altare, mentre verserai tutto il sangue rimanente alla base dell'altare. Ok? Dunque, col dito nelle sporgenze, tutto il resto invece alla base. Poi prenderai tutto il grasso che ricopre l'interiore, il diaframma, con parte del fegato, i due reni, il grasso che li ricopre, e arderà tutto sull'altare. Tuttavia, la carne del toro, la sua pelle e il suo sterco, li brucerai sul fuoco, all'esterno però, stavolta, dell'accampamento. E questo è considerato un sacrificio chattat. Prenderai il primo montone e Aaron e i suoi figli poseranno le loro mani sul capo del montone. Macellerai il montone, prenderai il suo sangue e mediante un apposito strumento lo spruzzerai sulle due sporgenze opposte dell'altare, così che sia visibile tutto intorno. Dividerai il montone nelle sue parti, laverai le sue interiore, le sue denti, le metterai insieme alle sue altre parti alla sua testa e brucerai tutto il montone sull'altare. Questo è un sacrificio olà. È un'offerta consumata col fuoco, profumo gradito, in quanto segno di obbedienza ad Hashem. E andiamo da 8 a 18. Ve'et banav takriv ve'ilbashtam kutonot ve'chagarta otam avnet aaron banav ve'chavashta lahem migbaot ve'ita lahem kehuna ve'chukat olam umileta yad aaron ve'yad banav ve'kravta et apar lifne oel moed ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר, ושחטת את הפר לפני אדוני, פתח אוהל מועד. ולקחת מדם הפר, ונתת על קרנות המזבח, באצבעך, ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואת היותרת על הכבד, ואת שתי הקלדות, ואת החלב אשר עליהן, והקטרת המזבח. ואת בשר הפר, ואת אורו ואת פרשו, תשרוף באש, מחוץ למחנה, חטאת הוא. ואת העיל האחד תיקח, וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל, ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב. ואת העיל תנתח לנתחיו, ורחצת קרבו וכרעה, ונתת נתחיו ועל ראשו. והקטרת את כל העין במזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח אישם לאדוני הוא. חזק וברוך! וואי, פנטסטיקה. טניה. אלורה, טניה, סיימו, הפאג'ינה, נקווה, סיימו,
concludendo il capitolo 31, oggi concludiamo il capitolo 31, siamo a pagina 80, e domani, ragazze, capitolo 32, che ci vuole una vita per applicarlo veramente, quel capitolo 32, non che gli altri siano più facili, però. Allora, mi ha parlato della Teshuvah, se vi ricordate, dunque la Teshuvah sarà più forte di quel pentimento, il ritorno a Hashem, sarà più forte e più intenso nel profondo del cuore, allo stesso tempo maggior luce di felicità si aggiungerà alla gioia dell'anima, perché più il pentimento, più la Teshuvah è forte e intensa nel cuore, più la felicità e la luce saranno grandi, dunque si aggiungeranno alla gioia dell'anima. Quando l'uomo, per consolarsi delle proprie miserie e preoccupazioni, rifletterà in cuor suo con saggezza e spirito di comprensione, dirà, come menzionato prima, veramente senza alcun dubbio, non sono stato io che ho creato me stesso. Perché dunque Hashem ha fatto una cosa simile? Io non mi sono creata, Hashem che mi ha creato. Ma perché Hashem mi ha creato? Perché ha voluto che una parte della sua luce benedetta, che riempie e circonda tutti i mondi, e dal cui confronto ogni cosa è nulla, scendesse in basso e si vestisse, dunque la domanda che si pone e dovremmo porci tutti, come mai appunto Hashem ha voluto che la sua luce scendesse così in basso e si vestisse di una pelle di serpente, come avete visto la definizione dello Zohar, e di una goccia fetida, che è la goccia del seme dal quale poi si crea l'uomo. E dovremmo risponderci, come ci dice l'Adum Razakeh, non ci può essere altra ragione se non che questa discesa serve ai fini di una ascesa. Dunque, sia una discesa per HaKadosh Baruch Hu, ma perché questa discesa? Perché vuole che l'ascesa, l'elevazione, sia mille volte tanto. Dunque, salire ad Hashem, portare ad Hashem l'intera anima animale, che sarebbe l'anima vitale, quella che dà vita al corpo, e appartiene, come abbiamo visto, più volte alla Klipat Noga, e assieme a tutte le sue facoltà, dunque pensiero, parola, azione, e com'è che si arriva dunque a portare ad Hashem, a far salire ad Hashem quest'anima animale che deriva dalla Klipat Noga, quando si veste delle vesti dell'anima, cioè di queste facoltà, parola, pensiero, azione, della Torah. Cioè, dal momento che noi concentriamo la nostra mente, attuiamo le mitzvot, parliamo di Divrei Torah, pronunciamo parole di Tfilah, così facendo eleviamo quest'anima, questa scintilla di Hashem che è scesa fino in basso nel nostro corpo e la rieleviamo molto più in alto. Se è così, dice Balatania, c'è per me, e questo lo dobbiamo dire tutti, una sola cosa da fare. E dice, questo sarà il mio intento per tutti i giorni della mia vita terrena, dedicare esclusivamente a queste cose, cioè lo studio della Torah, l'applicazione delle mitzvot, la vita del mio spirito e della mia anima, come è scritto in Teilim 25.1, a te, o Hashem, ho innalzato l'anima mia. Ossia, appunto, come abbiamo detto, congiungere il mio pensiero, la mia parola, col pensiero divino e la parola divina, che sono, e cos'è il pensiero divino? Qual è la parola divina? Le leggi promulgate appunto per noi. E non da meno anche, ovviamente, la mia azione nell'adempiere tutte le mitzvot. E conclude il capitolo 31 dicendo, per questa ragione si dice nella Torah, che a proposito appunto della Torah, che cos'è la Torah, come è definita in Teilim 19,8? Il ristoro dell'anima.
E perché è definita proprio il ristoro dell'anima? Perché appunto la riporta alla sua fonte, alla sua radice. Cioè, grazie alla Torah, noi torniamo alla fonte, ma non solo torniamo alla fonte, ma molto più in alto. Come a proposito, tutto il concetto dei Nissim, dei miracoli. Abbiamo incominciato la lezione con i miracoli. Il miracolo è Nelashon Nes, al Nes vuol dire portare qualcosa in alto, perché tramite quando uno riesce a cogliere che la sofferenza che ha patito, appunto la prova che ha subito, non è altro che un'opportunità per elevarsi mille volte tanto. Sì, chiediamo ogni giorno a Hashem di altevieni di Nisayon, poi ci sono Nisayonot che non sono umane, come quello che ha passato René, per esempio, quelli sono già Nisayonot inumani, ma perché René, come la nostra carissima Ruth, avete avuto il massimo del Nisayon possibile e immaginabile, perché siete straordinarie, perché avete una Neshama che è altissima. E infatti mia nonna Lea Shalom, quando era in Italia e c'era la guerra di Kippur, e aveva i tre figli in guerra e non aveva smesso di, tutto il giorno pregava con le sue parole, e diceva: Hashem, non sono Avraham Avinu, non sono, non darmi prove, non sono nessuno. E Baruch Hashem ha avuto dei miracoli. E infatti suo figlio era in un tank, mio zio, e è sceso dal tank per fare, insomma, così umanamente quello che si ha bisogno di fare. E Dio non voglia, tutto il tank è andato in fumo. Tutti i suoi amici, Dio non voglia, e lui è rimasto in vita. Cioè, quanto è forte la preghiera di una madre. E quando non succede, tutte le altre madri non hanno pregato, mi direte, sicuramente, però c'è la volontà di Hashem e c'è la volontà di Hashem di dare determinate prove a determinate persone. Noi supplichiamo Hashem di non darcene mai di nessun tipo. Hashem, ti adoriamo. Ogni tanto dico: senti, Hashem, ti ho già mostrato che ti adoro, poi time out ci sta. Ta-ta. Però per dire, Hashem sa quel che fa. Ieri, come sappiamo, c'è stato funerale di questi due fratelli, non solo c'erano i due fratelli circa 2 settimane fa, e altri due, un'altra madre che seppellisce due figli nello stesso giorno, cosa che non è, è oltre l'umano. E che noi supplichiamo tutti a Kadosh Baruch Hu che queste prove e nessun'altra prova di nessun genere non sia per nessuno. Però, come abbiamo detto, se Hashem le dà, Hashem sa e noi dobbiamo accettare. Supplicare di non darcele, però se Dio non voglia, però Hashem le dà, vuol dire che dobbiamo innalzarci molto più in alto. E conclude il Perek con un altro Pasuk di Teilim, capitolo 19, Salmo 19, Passuk 9, le mitzvot di Hashem sono giuste e rallegrano il cuore. Dunque, la Torah è il ristoro dell'anima e le mitzvot rallegrano il cuore. Dunque, con queste bellissime parole, noi passiamo al Tehillim. E bentornata tra noi. Ieri un giorno non c'eri, per noi è tanto. Vai, carissima. Levo il muto. Sì, oggi ne abbiamo 8 di Adar e andiamo dal Perek 44 a 48 compreso. E va, fantastica, al direttore del coro canto dei figli di Korach. Allora, in una visione profetica, vediamo un attimo, che ritrae lucidamente gli avvenimenti che condurranno Israele fino ai tempi moderni, e il salmista offre il suo canto per guidare Israele, rafforzandolo e accompagnandolo nei suoi vagabondaggi attraverso i tempi e i paesi, no? L'ebreo errante, no? Come si dice. Adesso, oggi parliamo dei figli di Cora, dunque questo canto dei figli di Cora che descrivono gli antichi trionfi del nostro popolo quando entrò nella terra promessa. Un popolo invincibile, armato di che cosa, ragazze? Armato della Torah. Ecco, di cui per collegare anche col Tania che abbiamo appena visto. Lamentarono
l'amara disfatta che Israele ha sofferto quando ha abbandonato le armi divine, attenzione, le armi divine. Ma la speranza non deve mai morire, perché anche in esilio il popolo ebraico ha dimostrato fedeltà alla Torah fino a sacrificare la propria vita per santificare il nome di Hashem. 2. O Hashem, con le nostre orecchie abbiamo sentito. I nostri padri ci hanno raccontato quello che tu hai fatto ai loro tempi in quei giorni antichi. L'amnatzer livne korach maschi Elohim, beoznenu shamanu avotenu siprulam, poal palta bimehem bimekke. Con la tua mano hai cacciato via i popoli e insediasti loro i nostri padri. Tu hai colpito le nazioni e le hai bandite. Atayadcha goyim orashta, Vatitaem, Taraleumin, Vateshalchem, perché essi non avevano preso possesso della terra con le loro spade e non era stato loro braccio ad aiutarli, ma l'avevano conquistata con la tua destra, con il tuo braccio e con la luce del tuo volto, Hashem, perché fosti tu Hashem, Asher, Yerim. Chillo becharbam, Yarshu Arez, Uzroam, Lohoshia, L'amo, chi yeminecha uzroacha veorpanecha chi rezzita. Soltanto tu sei il mio re, o Hashem. Comanda la salvezza di Jacob. Atahu malchi Elohim, tzaveh Yeshuot Jacob. Vai Roni, fai altri cinque. Amen. Francesca e Chaimushka, se nel frattempo potete, fatemi segno. Con te colpiremo i nostri nemici per mezzo del tuo nome, schiacceremo i nostri oppositori. בחצרנו ננגח בשמך, נבוס קמים. Perché io non ripongo fiducia nel mio arco, neppure la mia spada può salvarmi. כי לא ביקשתי אבטח וחרבי, לא תושיעני. Poiché tu ci hai salvato dai nostri nemici e tu hai umiliato i nostri avversari. כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישותה. Di Dio ci vangiamo sempre e il tuo nome ringraziamo per sempre. Sela. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלה. Vai avanti, oggi fai le... cioè, sono con noi, ma leggi per loro. Vai. Tu ci hai abbandonato e ci hai svergognati e non sei uscito con i nostri eserciti. באלוהים היללנו כל היום... No, No, aspetta. ho detto il 10 io. Pardon. אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו, pardon, personale. Ci costringerai a ritirarci di fronte al nemico e i nostri avversari ci faranno loro prede. תשיבנו אחור מנצר ומשנאינו שסו למו. Tu ci hai dato in pasto come le pecore destinate al macello. Ci ha disperso fra le nazioni. תתננו כצאן מאכל ובגויים זריתה. Tu hai venduto per niente la nostra nazione e non hai aumentato il nostro prezzo. תמכור עמך לא הון ולא ריבית במחיריהם. Tu ci hai reso una vergogna per i nostri vicini, oggetto di disprezzo e di derisioni, per coloro che ci circondano. תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו. Ci hai reso lo zimbello delle genti, scherno per le nazioni. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. Tutto il giorno mi sta davanti la mia umiliazione e la mia vergogna mi ricopre. כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתי. La voce di colui che mi insulta e mi offende davanti al nemico e al vendicatore. מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. Tutto questo si è abbattuto su di noi e tuttavia non ci abbiamo dimenticato e non abbiamo violato il tuo patto. כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. Il nostro cuore non si è tirato indietro e i nostri passi non hanno deviato dalla tua strada.
Lo nasog achor libenu, vatet ashureinu mini orcheha. Anche quando tu ci hai calpestato nel luogo dove vivono i serpenti e ci hai avvolto nell'ombra della morte? Continua. Abbiamo forse dimenticato il nome del nostro Signore? Abbiamo forse teso le mani a un Dio straniero? Chi di chitano ben contanim vatechassa lenu bezzalmave im shachach Moshem Elohim vanifros capenu le Elzar? Dio può verificarlo, poiché egli conosce i segreti del cuore. Allo Elohim yachakorzo chi huyodea ta'alumot lev. Perché per amor tuo veniamo continuamente massacrati e siamo considerati pecore da macello. Chi alecha horagnu kol hayom nechshavnu ketzom tivcha. Svegliati, perché dormi, mio Signore? Sorgi, non ti abbandonare per sempre. Ora, lama tisham, Adonai akitza, alti znach lanetzach. Perché nascondi il tuo volto e ignori la nostra afflizione e la nostra oppressione? Lama fanecha taspir, tishkachonienu velachatzenu. La nostra anima è prostrata nella polvere e il nostro ventre striscia nella terra. Chi shachale afar nafshenu davka laaretz bitnen. Sorgi, aiutaci e riscattaci in grazia della tua bontà. Kuma ezratalam ufden leman chasdecha. Fantastica, Rene, grazie mille. Molto bello questo, sì. Allora, abbiamo un altro canto sempre di, dei figli di Korach, che è il 45. Ok. Allora, leggiamo, ok. Al direttore posso del leggere, coro, Shoshanim, posso leggere? E poi! intanto ci siamo godute, René. Dai, allora, al direttore del coro, Shoshanim, dei figli di Korach, un canto amoroso. Vai, il mio cuore. Dunque, per il maestro del coro, sullo strumento Shoshanim per i figli di Korach. Un maschile, un canto. Il mio cuore è mosso da un nobile intento. Io dico, le mie azioni sono in tuo onore. No, le mie azioni sono in onore di un re, il Messia. La mia lingua è come la penna di un esperto scrivano. Volevo chiederti, Hanusha, non hai la nostra stessa traduzione? È solo okay, questa? Io no, ne ho un altro, ma adesso non ce l'ho sotto mano. Ah, ok, allora bene. Allora oggi facciamo così, però d'ora in poi, se puoi leggere uguale così. Ma tu quale hai? Che edizione avete? Noi abbiamo questa che è anche... Ah, sì, quella che ho io, aspetta. Se... Sì, sì. Vai avanti tu, traduci. Intanto leggo in italiano, sì. Faccio i primi cinque psuchi. L'amnatzeach al shoshanim divne korach maskil shir yedidot. Rachash libi davar tov omer ani maasai le melech leshoni et sofer mahir. Tu sei il più bello degli uomini, la grazia è diffusa sulle tue labbra, poiché Hashem ti ha benedetto in eterno. Yo fiofit mi bne Adam butzak chen besifdotecha al ken berechecha Elohim leolam vaed. Quando ci sei ce lo dici, Chaim. Cingi la tua spada sul fianco, o prode, essa il tuo ornamento e la tua gloria. Chagor charbecha liarech gibor odcha vahadarecha. E con questo ornamento vinci. Cavalca per la causa della verità, dell'umiltà e della giustizia, che la tua mano destra possa guidarti in gesta per te. Vahadarcha selach rechav al dvaremet ve anva tzedek ve torchano raot yeminecha. Le tue frecce sono aguzze sotto di te, i popoli cadranno, le tue frecce colpiranno il cuore dei nemici del re. Chitzecha shlunim amim tachtecha i plu belev poi veamet. Il tuo trono è eterno come il trono divino. Scettro di rettitudine è lo scettro. Scettro di rettitudine. Kis acha Elohim olam va'ed, shevet mishor, shevet marfutech. Vai, tu ami la giustizia e odi la malvagità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto tra i tuoi compagni con l'olio della gioia. Abbiamo appena parlato stamattina dell'unzione, no? Del Kohen Gadol con l'olio, col dito. Ahavta tzedek vatisna resha al ken. Mishachecha Elohim Elohecha shemen sasson lechaverecha. Di mirra
Aloe e cassia profumano tutti i tuoi vestiti. Più belli dei palazzi d'avorio saranno i minni che ti rallegreranno. Questi strumenti musicali. Morva allo siokol bigdotecha min heichleshen min simchucha. Figlie di re sono a te care, la regina sta eretta alla tua destra, adornata dell'oro di Ofir. Bnot mlachim bikrotecha nitzva shegalli mincha becheter Ofir. Ascolta, o figlia, vedi e porgi il tuo orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Shin ivat ur'i vehati oznech veshechechi amech uvetavich. Il re si compiacerà della tua bellezza e poiché il tuo signore inchinati a lui. Ve'itav hamelech yofiech ki hu adonaich vehishtachavilo. Gli abitanti di Zor e i più ricchi delle nazioni cercheranno la tua presenza, offrendo doni. Uvat Zor bemincha panaich yechalu ashire'am. La principessa, in tutta la sua gloria, è all'interno del palazzo, adorna di un vestito tessuto d'oro. Kol kvuda vat melech nima, mimishbetzot zahav levusha. Viene condotta dal re con vesti ricamate, seguita delle sue compagne, le fanciulle che vengono condotte da te. L'irkamot tuval la melech tulot acharea reotea muvaotlach. Accompagnate con gioia ed esultanza entrano nel palazzo del re. Tuvalna mismachot vagil tevoena behechal mez. Successori dei tuoi padri saranno i tuoi figli. Li costituirai capi su tutta la terra. Tachatavotecha yu vanecha tishittemo le sarin bechol haaretz. Ricorderò il tuo nome di generazione in generazione, perciò i popoli ti loderanno per sempre. Bellissimo. Askira shimcha bechol dovador, al ken amim yehuducha le olam vai. Concludo gli ultimi tre prachi. dicendo direttamente in ebraico, l'amnatzach livne korach al alamushi. Elohim lanu machaseva oz ezra bezarot nimtza meod al ken lo nira behamir aretz uvmot harim belev yamim yehemu yechmeru meimav irashu harim begav atosera nahar tlagav yesamchu ir Elohim kdosh mishkenei elyon Elohim bekir babaltimot yaazrea Elohim lifnot boker hamugoim matum amlachot natan bekolo tamug aretz Adonai tzvaot Iman misgavlan Elohe Yaakov Ser. Lechu, chazu mifalot Adonai asher sam shamot baaretz, mashbit milchamot ad kce haaretz, keshet yeshaber vekitzet chanit agalot isrof baesh. Harpu, udu, ki anochi Elohim, arum bagoim, arum baaretz. Adonai tzevaot iman misgavlan Elohe Yaakov Ser. Vedete, due volte abbiamo questo pasuk, 8 e 12, che si ripete molto forte, molto importante, Hashem, Dio degli eserciti, è con noi, per noi è una fortezza, il Dio di Yaakov Ser. 47, penultimo, sempre i figli di Korach, l'amnatzach livne Korach mismo. Kol amim tikuchaf hariul Elohim bekol toda, bekol rina, ki Adonai Elion, nora melech gadol al kol haaretz, yad beramim tachtin, ul umim tachat ragli yifchar lanu et nachalatenu et geon Yaakov asher ha'efseh ala Elohim bitrua Adonai bekol shofar Rosh Hashanah. Lo ripetiamo più volte questo bellissimo passuk. Venga innalzato Hashem col suono dello shofar, Hashem sale al suono dello shofar. Zamru Elohim zameru, zamru le malkenu zameru, ki melech kol haaretz Elohim zamru maskim. Malach Elohim al goyim, Elohim yashav al kisei kodesho, nedivei amim ne'esafu, am Elohe Avraham, ki l'Elohim magin eretz me'od na'ala. Ultimo, 48, Memchet. È il mio. Ah, e vai! Allora lo leggi tu in italiano. Vai, 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 vai! La giovane, la giovincella. Vai! Canto, Salmo dei figli di Korach.
Grande è Hashem e molto celebrato nella città del nostro Dio, sul suo sacro monte. La più bella altura, gioia di tutta la terra, è il monte Sion, dal lato settentrionale, città del grande re. Dio è noto nei palazzi come un aiuto e una fortezza, poiché ecco, i re si sono radunati, sono arrivati insieme, hanno visto, sono rimasti stupiti, si sono impressionati e sono fuggiti precipitosamente. Un tremito li ha assaliti come le doglie di una partoriente. Con un vento orientale frantumerai le navi di Tarshish. Come abbiamo ascoltato, così abbiamo visto nella città di Hashem, Dio delle schiere, nella città del nostro Dio. Possa Dio consolidarla per l'eternità, Sela. Abbiamo avuto un'immagine, o Dio, della tua bontà dentro al tuo palazzo, come il tuo nome, o Dio, giunga la tua lode fino ai confini della terra, la giustizia riempie la tua destra. Gioisca il monte Sion, si rallegrino le figlie della Giudea per i tuoi giudizi. Girate intorno a Sion, circondatela, cantate le sue torri, contate le sue torri, osservate attentamente la sua muraglia, percorrete i suoi palazzi per descriverli alla generazione futura, poiché egli è Dio, il nostro Dio per sempre, egli ci guiderà come fanciulli. Stupendo. L'ischut Francesca, le chaim tovim ubriim, parnassa beshefo bechavot, shlom bayit mushlam, nachat mikol yotze chalatzea, mi Shmuel, mi Reuven, mi Naomi, ve mi, aspetta, oddio, Nathan. Amen. Con la brachot, le horea, i tuoi genitori, i tuoi figli, a tuo marito, parnassa, briut, arichut yamim, ogni bene, amen, che ne razzò. Amen, grazie. Amen. Shir mizmor livne korach, gadol adonai umuhal meod, beir eloenu har kocho. Yefenof mesos kol haaretz, har tzion, yarkete tzafon, kiryat melech rav, Elohim bearmenotea nodal misgav. כי הנה, המלאכים נועדו עברו יחתיו. הם הראו, כן תמאו, נבהלו, נחפזו. רעדה חזתם שם חיל כיולדה. ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש, כאשר שמענו, כן ראינו בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה עד עולם סל. דימינו אלוהים חסדיך בקרב היכלך, כשמך אלוהים כן תהילתך על קצווי ארץ, צדק מלאה ימיניך. ישמח הר ציון, תגל לבנות יהודה למען משפטיך, סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיתו לבכם בחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על בית. חזק וברוך, זכות הרבי מלך המשיח, יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יכונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. ביי, קיה בושקה. סי, ובנה. שיר המעלות, אשא עיני אל הערים, מי יבוא עצרי, עצרי מי אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. Inne, lo Yannu ve lo Isham, Shomer Israel, Adonai Shomereka, Adonai Zilleka, Aliade Yemineka, Yomam Ashemesh lo Yakeka, Veyereak Balaila, Adonai Shmorka Mikolora Shmoret Nafsheka, Adonai Shmor Tzeteka, Uvoika Meata Vead Olam. Chazak Baruch. פנטסטיקה, לעילוי נשמת מלכה בת דוד, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, והיא זכרה ברוך, מלכה בת דוד, עזיזה, ושהשם יביא לכל משפחתה, בריאות הנפש והגוף, פרנסה בשפע ובכבוד, שלום בית, וכל הברכות, בטוב הנראה והנגלה, לעילוי נשמת ראובן בן דוד וציפורה, בנימין בן דוד וציפורה, רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, וביניהם אליעזר בן שמחה, אחים בן דורותיה, שני אורתנמן בן צרה, וכל טוב, הטוב הנראה והנקלע, לנו ולכל עם ישראל. אמן, כן יהי רצון. רגצה, אוני מינוטו, אוני ג'ורנו, אה און מיראקולו די השם, אוני סטנטה ויטה. שרה, אביאמו סלטטו,
il salmo della Rapez in Kayamushka. Oh. Non l'ho letto. No. Oddio. No. Oddio. L'ha detto, perché mi sono persa? Beh, ogni tanto, se ho capito. Ho capito, no, perché ho guardato loro. Sì, va bene. Quando ho un impegno subito dopo sono un po' stressata. Scusate, ragazzi. No, ha ragione. Shir Hamalot le David Samachti Beomrimini Bet Adonai Nelech Ondot Ayur Aglenu Bishareich Yerushalayim. Yerushalayim Abenuya Kir Shechubra La Yachdav Shesham Alu Shvatim Shivteya Edut Yisrael Leodot Reshem Adonai. Ki Shama Yashvu Kisod Le Mishpat Kisod Le Beit David. Sha'alu Shlom Yerushalayim Yishlayu Avayich Yei Shalom Becheilech Shalva Be'arminotayich. Leman Achai Vereai Adamra Nashalom Bach Leman Bet Adonai Elohim Avakshat Odonach. Grazie ragazzi. Le mie piccole gaffe, va bene. Ah. Ormai vi siete abituati, siete troppo okay. Simpatiche. Grazie, Kayamushka. Pensavo volevi dire qualcosa, io prego. Buonissima. Ragazzi, fantastica giornata. Buon Chet Adar, buoni preparativi per Shabbat, per Purim, moralmente, psicologicamente. Materialmente prepariamoci a questa bellissima festa, approfondiremo Bezrat Hashem domani, Brineder domani sera, intanto okay. Buonissima giornata, ogni bene e che Hashem ci dia Tova Nere Vanigla senza più prove per nessuna di noi. Okay. Grazie, grazie. Ciao a tutte, ciao ciao ragazzi, ciao a tutte, ciao, fantastiche.